Missione in Etiopia per Giorgia Meloni, due giorni fitti di incontri, a partire da quello di oggi con il presidente dell'Unione Africana. Migranti, cooperazione ed energia, i temi della visita. Bakhmut quasi caduta. Secondo l'intelligence britannica, le truppe ucraine si stanno ritirando dalla città del Donetsk, teatro di feroci combattimenti con le truppe russe. Non sarà abbattuta per ora l'Orsa JJ4, la Lega anti-vivisezione ottiene dal TAR la sospensione dell'ordinanza firmata dal presidente del Trentino dopo l'aggressione mortale ai danni del runner Andrea Papi. La Germania dice no al nucleare, entro domani chiuderanno le ultime 3 centrali del paese, la scelta dopo il disastro giapponese di Fukushima. Notre Dame risorge dalle sue ceneri a 4 anni dal devastante rogo nella cattedrale di Parigi. Macron visita il cantiere e promette entro la fine del 2024 sarà riaperta. Buonasera, buonasera dalla TG2000. Giorgia Meloni è dunque in Etiopia, primo capo di un governo occidentale ad arrivare nel paese dopo la fine della guerra nel Tigray. Una visita che ha due focus, immigrazione ed energia, come ci spiega Federico Plotti. Cooperazione e stabilità dei paesi del Corno d'Africa, questione migranti. Sono questi i temi al centro della due giorni in Etiopia della Premier Giorgia Meloni, iniziata proprio oggi. È atterrata questo pomeriggio ad Addis Abeba, primo appuntamento nella sede dell'Unione Africana per un incontro con il presidente Moussa Faki Mahamat. Credo che nell'opera di stabilizzazione e di sviluppo dell'Africa un ruolo forte dell'Italia e dell'Europa sia opportuno, ha detto il presidente del Consiglio italiano subito dopo l'incontro. Poi spostamento al Palazzo Nazionale per il bilaterale con il primo ministro Abiy Ahmed Ali, a cui seguirà una cena d'onore. L'Etiopia è tornata ad essere centrale nell'azione di cooperazione e di partner dell'Italia, un'alleanza storica tra i due paesi, dice Meloni. Una strategia di collaborazione che è essenziale anche per lo stato dell'Africa orientale. Da un lato ci sono gli interessi etiopi e la ricostruzione di un paese in cui il clima sembra essere tornato più favorevole dopo una sanguinosa guerra civile. Dall'altro gli interessi italiani, economici soprattutto, ma anche di controllo dei flussi migratori. Una sorta di nuovo piano Mattei che nella prima metà degli anni 50 del secolo scorso venne applicato anche per sostenere le ex colonie fatte in pezzi dalle politiche imperialistiche dell'Italia fascista. In serata in agenda anche il colloquio con il presidente somalo Hassan Sheikh Mahmoud in vista del vertice ufficiale di domani che vedrà seduti allo stesso tavolo insieme a Meloni i leader di Etiopia e Somalia. Per la premier italiana in programma anche la visita al mausoleo in ricordo dei migliaia di etiopi massacrati dagli occupanti italiani. Il recente conflitto ha lasciato in Etiopia ferite aperte e cicatrici che non si rimarginano. Marco Burini. Domenica in Etiopia celebrano la Pasqua, secondo il calendario copto ortodosso. Ma nel Tigray la situazione è ancora molto difficile. Ci sono una quindicina di parrocchie irraggiungibili, presidiate da truppe armate, racconta Tesfa Selassie Medin, vescovo dell'eparchia cattolica di Adigrat. Nel novembre scorso, finalmente, il governo di Addis Abeba e i ribelli del Fronte Popolare di Liberazione del Tigray hanno firmato un accordo che ha messo fine alla guerra che ha fatto più di 500.000 di morti e milioni di sfollati. Ma i conflitti tra etnie restano all'ordine del giorno in un paese enorme come l'Etiopia. Oltre 100.000.000 di abitanti suddivisi in 10 regioni. Dalla regione di Amhara l'esercito locale ha messo in fuga decine di migliaia di tigrini che si sono riversati nel campo profughi di Endabaguna, dove gli aiuti internazionali non arrivano e la gente vive di elemosina. A peggiorare le cose in molte zone del paese e un po' in tutto il Corno d'Africa c'è una siccità terribile. Sono anni che non piove in maniera decente. La recente decisione di Abiy Ahmed di sciogliere gli eserciti regionali, poi, ha scatenato una durissima reazione tra gli Amhara. Pochi giorni fa due operatori del servizio di assistenza della Chiesa Cattolica sono stati uccisi nella città di Kobo, al confine col Tigray. In Etiopia la pace sta facendo i primi passi e va consolidata, come ha chiesto Papa Francesco domenica scorsa, durante la benedizione pasquale. La guerra in Ucraina, le truppe di Kiev sono in difficoltà nella battaglia di Bakhmut e si starebbero ritirando, lasciando campo ai russi. Lo riferisce l'intelligence britannica. Franco Rossi. Stai in chiesa?
Bakhmut, battaglia senza fine. Le forze ucraine si stanno sistematicamente ritirando dalle posizioni che occupavano in precedenza. Nelle ultime 48 ore la città dell'Oblast di Donetsk, nell'est del paese, è stata sottoposta al fuoco di artiglieria russa particolarmente intenso. Lo riporta un dossier dei servizi britannici che sottolinea come Mosca abbia intensificato la sua offensiva anche grazie ad una migliore cooperazione tra i russi e il gruppo Wagner. Intanto Dmitry Medvedev lancia un durissimo attacco al governo polacco, considerando il ruolo della Polonia come avamposto della NATO in Europa e destinata a scomparire insieme al suo stupido primo ministro, così scrive sul profilo Twitter il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo. A Pechino i presidenti cinese Xi Jinping e il brasiliano Lula da Silva convengono su un dialogo e negoziato come unica via d'uscita praticabile per risolvere la crisi. I due presidenti hanno invitato infine più paesi a svolgere un ruolo costruttivo nel promuovere la soluzione politica alla guerra. Ancora sul fronte diplomatico, il presidente ucraino Zelensky ha parlato al telefono con il premier britannico Sunak, riportando come il tema del confronto siano state le esigenze di difesa di Kiev e della necessità di un maggior supporto. Infine, il servizio di sicurezza ucraino ha esortato i cittadini ad evitare raduni di massa e a limitare il loro tempo nelle chiese durante le festività pasquali ortodosse a causa del rischio di attacchi russi o atti provocatori. L'FBI ha arrestato la presunta talpa responsabile della rivelazione di informazioni top secret dell'intelligence americana. Si tratta di Jack Teixeira, un 21enne della Guardia Nazionale della Massachusetts. L'abbiamo visto in calzoncini corti e t-shirt mentre costretto a consegnarsi fuori dalla sua abitazione, avanzando all'indietro con le mani sulla nuca, sotto il tiro di alcuni agenti che gli puntano le armi, protetti da un blindato. L'FBI ha poi perquisito la sua casa. Il segretario della difesa americano ha ordinato un'indagine interna dopo il clamoroso buco nella sicurezza. Rientriamo in Italia con i dati diffusi dall'Istat sull'assegno unico per i figli, mentre il governo nel DEF annuncia altre provvidenze in favore delle famiglie. Il punto con Leonardo Possati. Per ora sono promesse, ma la speranza è che il governo voglia e possa mantenerle. Nel documento di economia e finanza che programma le politiche economiche per i prossimi anni, l'esecutivo annuncia nuovi interventi in favore delle famiglie. L'intenzione è quella di introdurre una riforma del fisco che tenga conto anche dei carichi fiscali sostenuti dalle coppie con figli. Per la prima volta si parla di natalità e di famiglie numerose in un DEF. Una riflessione però ritengo sia necessaria. A fronte di difficoltà sempre crescenti che avremo sul fronte della spesa pubblica, siamo ad un bivio, ad una scelta difficile ma importante. È meglio privilegiare la spesa che guarda il presente, come ad esempio le pensioni o la riduzione delle tasse, oppure guardare al futuro, ossia ai figli e alla natalità. Intanto l'INPS ha pubblicato il primo bilancio dell'assegno unico universale. In 12 mesi sono stati erogati 15 miliardi e 200 milioni in assegni a oltre 5 milioni di famiglie. La misura, che ricordiamo è legata all'ISEE e dunque al reddito e al patrimonio dichiarato, nel 2022 ha interessato 9,6 milioni di figli su un totale di quasi 11 milioni di potenziali beneficiari. Da notare poi che prima dell'entrata in vigore dell'assegno unico universale lo Stato spendeva più di 18 miliardi per tutte le misure che sono confluite nel nuovo strumento. Adesso l'uscita è attorno ai 16 miliardi. Nel 2023 poi l'importo medio dell'assegno è salito a 165 euro a figlio. A questo proposito va sottolineato che solo un quarto delle famiglie hanno ottenuto vantaggi nel passaggio dal precedente regime a quello attuale. Alla luce di questo l'auspicio delle associazioni familiari è che l'impegno del governo vada in direzione di un sempre maggiore sostegno alla natalità. Uno dei limiti dell'assegno unico è proprio l'utilizzo dell'ISEE, strumento di politica assistenziale, che ha penalizzato diverse famiglie. È attraccata questa mattina al porto di Pozzallo la nave 18 della Guardia Costiera. A bordo oltre 300 migranti. Elena Seno. Ci sono anche dei bambini tra i 305 migranti sbarcati a Pozzallo dalla nave 18 della Guardia Costiera. Per loro i volontari intervenuti per l'operazione in banchina hanno portato anche qualche peluche. Provengono per lo più dalla Siria i migranti giunti con questo intervento di salvataggio, ma anche dall'Egitto, dal Bangladesh e dal Pakistan. Molti mostravano segni di ipotermia. Non c'è stato bisogno comunque del ricorso a cure in ospedale. Presente allo sbarco anche il sindaco di Pozzallo, che ha criticato lo stato di emergenza dichiarato dal governo.
Un provvedimento che non serve assolutamente a nulla. A mio avviso sarebbe stato più opportuno una maggiore collaborazione e quindi dei provvedimenti che dessero un maggiore spazio ai comuni e quindi maggiore interlocuzione col Ministero degli Interni per elaborare insieme delle linee, dei percorsi e delle strategie. Sul provvedimento è tornato il titolare del Viminale Matteo Piantedosi dopo le parole giunte dal presidente della CEI, il Cardinal Zuppi. Non esiste in Italia un allarme immigrazione, ha detto il ministro dell'Interno. Il provvedimento del governo, ha aggiunto, altro non è che una formula tecnica. Il caso tragico della nostra pallavolista morta in Turchia, Julia Ituma, aveva detto ai suoi compagni di squadra all'allenatore di non stare bene, aveva scritto arrivederci nel gruppo WhatsApp della squadra prima di finire giù dal sesto piano della sua stanza nell'hotel di Istanbul. Lo riporta un quotidiano turco che ricostruisce l'ultima serata della pallavolista italiana. La sua compagna di stanza ha dichiarato: abbiamo parlato fino all'1:30, poi ho dormito e sono stata informata che era caduta la mattina dopo. Sono stati recuperati i corpi dei tre sci alpinisti colpiti ieri da una valanga nella zona del Gran Paradiso, in Valle d'Aosta. Si tratta delle aspiranti guide alpine Lorenzo Holzknecht, di 39 anni, Sandro Dublan, di 44 anni, maestro di sci, e della finanziere Elia Meta, di 37 anni. A dare l'allarme era stato il loro istruttore, anche lui travolto dalla valanga, ma scampato alla tragedia. È da un po' che non si parla di Covid, probabilmente nessuno ne sente la mancanza, ma bisogna registrare l'arrivo in Italia della variante denominata Arturo. È stata identificata a Pavia. Cesare Cavoni. Da Cerbero ad Arturo, ma la famiglia è sempre la stessa, le varianti cambiano nome, ma il Covid continua ad infettare. Ed ecco che la nuova variante è stata individuata dall'equipe del professor Baldanti, direttore dell'unità di microbiologia e virologia del San Matteo di Pavia. La variante Arturo XBB 1.16 è un ibrido che deriva da due diverse varianti e che appartiene, come Griffon, Cerberus, Kraken e Centaurus, al cosiddetto sciame di Omicron. Al momento non ci sono elementi che indicano una sua maggiore trasmissibilità o una sua maggiore gravità. Arturo colpisce in molte parti del mondo, specialmente in India. È presente in 22 paesi del mondo, ma soprattutto in India, dove ha determinato un aumento dei contagi e dove si è osservato, specie nei bambini, la presenza di un sintomo, per così dire, nuovo, la congiuntivite, che si è associato ai classici sintomi di un'affezione respiratoria. Dopo 3 anni di pandemia la domanda è sempre la stessa: dobbiamo ancora aver paura? Anche se non sembra destare la stessa preoccupazione delle precedenti varianti, merita di essere attentamente osservata e monitorata, soprattutto per quello che attiene la protezione conferita dalla vaccinazione. Cautela quindi, e cioè igienizzazione, lavarsi le mani e indossare la mascherina nei luoghi più affollati, sono precauzioni che diminuiscono la possibilità di contagio. È proprio la devastante esperienza della pandemia ha dimostrato l'importanza, l'esigenza, l'urgenza di una sanità preparata e all'altezza. Clara Iatosti ha incontrato gli aspiranti medici che hanno fatto il test d'ammissione alla facoltà della Cattolica. Vediamo. Arrivano in fila indiana, la tensione è palpabile alla Fiera di Roma. I posti a concorso per l'Università Cattolica sono 360 per medicina e 25 per odontoiatria, ma i candidati sono oltre 7.200. Lazio, Campania, Puglia, Sicilia e Calabria, le regioni più generose, in pole position. Seri e motivati, questi ragazzi hanno le idee chiare. Secondo me è qualcosa che ti deve piacere da sempre, cioè è proprio una passione che non è che nasce, è proprio dentro di te dal primo giorno. Sempre stata un'ispirazione, credo, non so, aiutare gli altri. Poi ho cominciato a studiare per entrare, mi ha interessato sempre di più e quindi ho pensato che fosse la mia strada. Una cosa che ho sempre avuto in realtà è un desiderio, soprattutto in medicina dello sport, perché ho fatto ginnastica ritmica fino adesso e è un ambiente che secondo me è poco conosciuto e molto interessante. Come lo scorso anno, il concorso sarà concluso in 2 giorni, suddiviso in 4 sessioni d'esame, 2 mattine e 2 pomeriggi. Gli aspiranti dottori hanno 60 minuti per 60 quesiti a risposta multipla. L'Università Cattolica attende i più bravi.
ancora adesso tra i ragazzi che abbiamo all'interno della nostra facoltà di medicina vi è sì una grande competenza, però sono persone speciali, sono persone che davvero nella loro quotidianità vogliono prendersi cura del prossimo. Insomma, unire tecnologia e prendersi cura credo che ci sia il massimo per qualsiasi mestiere. Mentre la Slovenia dispone l'abbattimento di 230 orsi, il TAR di Trento salva l'orsa JJ4, responsabile dell'aggressione mortale ai danni del runner Andrea Papi qualche giorno fa. Sentiamo Alessandra Camarca. Accolto il ricorso animalista contro l'abbattimento dell'orsa JJ4. Il TAR di Trento ha sospeso l'ordinanza di abbattimento dell'animale firmata lo scorso 8 aprile dal presidente della provincia di Trento, Maurizio Fugatti. Lo rende noto la Lega Antivivisezione, che ha presentato appello contro il provvedimento nei giorni scorsi. È la seconda volta che il TAR di Trento sospende un'ordinanza per l'abbattimento dell'orsa. La prima, del 24 giugno 2020, era stata firmata sempre da Fugatti dopo l'aggressione sul Monte Pellè di due escursionisti, padre e figlio. Un'altra ordinanza per la cattura è stata emanata nell'agosto del 2020. A quanto specificato dal governatore, il Consiglio di Stato, con giudizio monocratico prima e collegiale poi, aveva sospeso anche l'ordinanza di cattura con sentenza, poi recepita anche dal TAR di Trento. A una settimana dal ritrovamento del corpo di Andrea Papi nei boschi del Monte Pellè, gli orsi a cui si stava dando la caccia in Trentino sono due. Il primo è appunto l'esemplare femmina JJ4, responsabile dell'aggressione al runner di 26 anni, identificato grazie alle analisi di laboratorio disposte dalla Procura di Trento. Il secondo è MJ5, un orso di 18 anni, per cui la provincia di Trento ha chiesto l'abbattimento per l'attacco ai danni di un escursionista in Val di Rabbi, avvenuto lo scorso 5 marzo. Il Consiglio dei Ministri olandese ha deciso di rendere possibile l'eutanasia per i bambini molto malati che hanno esaurito le opzioni di cura. Il ministro della Salute Kuipers ha detto ai parlamentari che intende estendere e rivedere il protocollo, che è valido finora solo per i neonati, scusate, per coprire anche i bambini di età non superiore ai 12 anni che soffrono in modo insopportabile. Da anni i medici olandesi chiedono che le norme possano coprire anche i bambini di età compresa tra 1 e 12 anni. Esistono infatti già delle linee guida per i neonati fino a 12 mesi, mentre i maggiori di 12 anni rientrano nella legge sull'eutanasia valida per gli adulti. La Germania dice addio al nucleare. Entro sabato saranno spenti gli ultimi 3 reattori. Eppure un appello di studiosi, tra cui anche un Nobel per la fisica, invita a ripensarci. L'energia nucleare può chiaramente contribuire ad alleviare la crisi energetica e a raggiungere gli obiettivi climatici, scrivono. Sentiamo Maurizio Rischino. Spente da domani le ultime 3 centrali nucleari in Germania. Si tratta degli impianti di Neckarwestheim 2 nel Baden-Württemberg, di Isar 2 in Baviera e di Emsland in Bassa Sassonia. Il programma di uscita dal nucleare è stato varato dal governo della ex cancelliera Angela Merkel ed è cominciato nel 2011, subito dopo il disastro di Fukushima in Giappone. Lo spegnimento delle 3 centrali era previsto a fine dicembre 2022, ma la crisi energetica provocata dalla guerra della Russia in Ucraina ha prorogato di 4 mesi l'accensione degli impianti. Dunque domani per la Germania finisce l'era nucleare, ma non si esaurisce il dibattito politico sulla dismissione dei reattori. Infatti il Partito Liberale, uno dei gruppi della coalizione di governo, ancora chiede che non si proceda immediatamente allo smantellamento delle strutture per tenerle come riserva. Il cancelliere Olaf Scholz invece ha confermato che l'uscita dal nucleare il 15 aprile, cioè domani, è affare fatto. A suo sostegno è intervenuto Robert Habeck dei Verdi, vice cancelliere e ministro dell'economia e della protezione climatica, il quale ha definito irreversibile lo spegnimento e il successivo smantellamento delle centrali. I 3 impianti in chiusura hanno prodotto solo energia elettrica, contribuendo ultimamente al 6% del fabbisogno tedesco. Un altro 33% di elettricità è prodotto dal carbone e il 46% da rinnovabili. La Germania si è prefissata di azzerare il carbone entro il 2038. Siete le mie ali per portare il Vangelo ai confini della terra. Così Papa Francesco ha apostrofato dirigenti e personali di ITA Airways ricevuti oggi in Vaticano. Rita Salerno.
Una forma di missione che è diventata parte integrante del pontificato grazie alle ali del Papa, lo definisce così Papa Francesco, il personale della compagnia italiana che lo fa volare sino ai confini della terra per portare il Vangelo della speranza e della pace. È un servizio molto prezioso che richiede competenza, cura e attenzione a tanti particolari, compresa la non facile logistica. Lo sa bene il Papa che, come vedrete, ha qualche problema di mobilità, ma grazie al vostro aiuto continua a viaggiare. Nell'udienza Francesco cita Papa Paolo VI, primo pontefice nella storia della Chiesa, a salire su un aereo il 4 gennaio 1964 per il pellegrinaggio in Terra Santa. Quel volo, con partenza da Roma a Fiumicino e arrivo ad Amman, inaugurò i viaggi papali nel mondo. Una modalità nuova di svolgere il ministero pastorale del Papa. Dai 9 viaggi internazionali di Paolo VI ai 104 pellegrinaggi intercontinentali di Giovanni Paolo II, passando per i 7 di Benedetto XVI, quella delle visite all'estero è una modalità nuova di svolgere il ministero pastorale, spiega Francesco, che conferma le prossime mete. Fra 2 settimane, a Dio piacendo, partirò per il 41esimo pellegrinaggio, andare a visitare Ungheria. E poi ci sarà la Marsiglia, poi la Mongolia. Mentre con i fratelli Oblati, diocesani di Milano, Bergoglio si sofferma sui fratelli consacrati, presenza nella Chiesa da riscoprire. A margine della vicenda Emanuela Orlandi hanno trovato spazio sui media indegne insinuazioni su San Giovanni Paolo II. Cristiana Caricato. Accuse assurde e infamanti. Scende in campo sull'Osservatore Romano il direttore editoriale dei media vaticani, Andrea Tornielli, per esprimere sconcerto e amarezza sul trattamento riservato a un santo, Giovanni Paolo II. In prima pagina vengono raccolte le perplessità, il dolore, l'incredulità dei tanti che in questi giorni hanno reagito con fastidio e sgomento alle accuse velate e sospese, ma mai accompagnate da fatti, lanciate da Pietro Orlandi, fratello di Emanuela, la ragazza cittadina vaticana scomparsa nel nulla nel giugno del 1983. La cornice, uno dei talk di prima serata con tanto di audio di un sedicente membro della banda della Magliana che allude a frequentazioni notturne del pontefice polacco. Una gogna vera e propria, orchestrata da chi, senza dubbio, trascina una sofferenza indicibile da molti anni. Un dramma familiare che però in nessun modo giustifica la diffamazione di una persona morta, amatissima da milioni di credenti e non credenti. Ieri il comunicato del segretario personale di Wojtyła, il cardinale Stanislao Giwisz, che con toni durissimi aveva respinto ogni insinuazione. Oggi la presa di posizione dell'apparato comunicativo vaticano, che rompe il silenzio, diventato imbarazzante, dei tanti che avrebbero dovuto stigmatizzare in un paese civile l'oltraggio riservato ad un uomo che pure ha segnato profondamente la vita del nostro paese e del mondo. Il caso Orlandi merita giustamente la verità, ma sarebbe un errore pensare di costruirla su menzogne. 4 anni fa il mondo ammutoliva di fronte al devastante incendio di Notre-Dame-de-Paris. Oggi Macron, visitando il cantiere, ribadisce la promessa di completarne il restauro entro il 2024. Paolo Fucili. Elmetto in testa, giubbotto sportivo, il presidente Emmanuel Macron osserva di persona l'andamento dei lavori. La celeberrima cattedrale di Notre-Dame, seconda per fama a Parigi, forse solo alla Torre Eiffel, sta riprendendo forma giorno dopo giorno. Era il 15 aprile 2019 quando fu avvolta e devastata dal fuoco, divampato ancora non si sa come. Adesso, fra ponteggi e macchinari vari, 1000 persone popolano il cantiere dove oggi si è presentato anche il presidente francese insieme alla moglie Brigitte, chiedendo informazioni, scambiando pareri, incoraggiando le maestranze. Incredibile, ha detto dei lavori fin qui eseguiti, nonostante i rallentamenti della pandemia e della contaminazione da piombo, detta saturnismo, causata dal fuoco.
Proprio domani verrà posizionato un cosiddetto sgabello, in gergo tecnico, di 13 metri per lato e 80 tonnellate, che farà da base all'aguglia più alta dell'intero edificio, 96 metri. Era stato proprio Macron, a ceneri ancora calde, a lanciare la sfida: ricostruire Notre Dame in 5 anni per l'8 dicembre 2024. Ci riusciremo, conferma Jean-Louis Georgelin, direttore dei lavori. Per ora, per il presidente, è più scottante la grana della riforma delle pensioni. Anche sul sagrato di Notre-Dame era atteso al varco da un agguerrito gruppo di contestatori, allontanati però dalla polizia prima del suo arrivo. È partita JUICE, la sonda diretta a esplorare Giove e le sue lune. Inizia così un viaggio di 8 anni. Nella missione dell'Agenzia Spaziale Europea l'Italia ha un ruolo di primo piano. Sono italiani sia un terzo degli strumenti destinati a studiare da vicino mondi così lontani, sia i pannelli solari di JUICE, i più grandi mai andati nello spazio. L'arrivo nell'orbita di Giove è atteso nel luglio 2031. Booster separation. Dopo 3 anni di lavoro, nel quartiere catanese di Librino si inaugura la Porta delle Farfalle, installazione record con 100.000 forme in terracotta che ha coinvolto le famiglie di un quartiere storico ma dalla difficile quotidianità. 50 opere, 100.000 forme di terracotta lavorate da 15.000 bambini delle 9 scuole di Librino insieme alle loro famiglie, più di 50 tra artisti e architetti coinvolti in collaborazione con una rete di giovani curatori e 5.000 studenti dei licei artistici siciliani. Questi i numeri di un segno di riscatto e di speranza per tutta l'isola. Restiamo a Catania per celebrare, a proposito di sud e di cultura, un'altra figura di orgoglio meridionale, lo storico Giuseppe Giarrizzo, cui è stato dedicato un documentario. Ci dice di più Pierachille Dolfini. Il problema fondamentale di questa città è la insufficiente consapevolezza del proprio valore. Giuseppe Giarrizzo parlava così della sua Catania, convinto che il Sud non ha bisogno di lacrime, che è poi il titolo del documentario che la neonata scuola di cinema dell'Accademia di Belle Arti di Catania dedica alla figura dell'intellettuale siciliano nato a Riposto nel 1928 e scomparso nel 2015 a Catania. Non era una sfida facile perché Giuseppe Giarrizzo era uomo di scrittura soprattutto, però contemporaneamente volevamo arrivare anche a un pubblico diverso e in qualche modo usare il linguaggio audiovisivo per ricostruire la sua storia e il suo pensiero in una chiave differente. Ieri al Teatro Massimo Bellini la proiezione della prima produzione realizzata dalla Scuola di Cinema dell'Accademia Siciliana. Testimonianze e riflessioni su Giarrizzo, intellettuale, preside della Facoltà di Lettere di Catania per quasi 30 anni, animatore culturale, autore del recupero e della ristrutturazione nel 1993 del Monastero dei Benedettini. I temi sull'etica e sulla morale di questo paese penso che hanno scosso molte coscienze. Lo studio del passato serviva a capire meglio i problemi in cui si trovava a vivere e questo studio del passato veniva illuminato dalle domande che poneva il presente. 35 minuti di immagini, di documenti scovati anche nelle teche RAI, realizzato dalla regista Maria Arena insieme agli studenti della Scuola di Cinema per raccontare la passione civile per il suo mezzogiorno di Giarrizzo. Un intellettuale che non ha mai deposto le armi, che ha sempre pensato che questo mezzogiorno potesse essere riscattato. Il Consiglio Costituzionale francese ha dato il via libera alle norme essenziali della riforma delle pensioni, compreso l'articolo più contestato, quello che aumenta l'età pensionabile da 62 a 64 anni. Respinta quindi la richiesta di 250 parlamentari dell'opposizione francese di indire un referendum. Era la nostra ultima notizia, grazie per essere stati con noi. Il TG2000 torna alle 20:30. Arrivederci.